Ciao a tutti. Oggi è l'8 giugno e ho scoperto un luogo magnifico nelle Alpi Apuane. E si chiama Oasi di Campo Catino e da qui partono diversi sentieri, tra cui ce n'è uno che porta all'eremo di San Viviano, dove mi sono predisposta quando sono arrivata e ho fatto una meditazione e mi sono predisposta a ricevere quello che arrivava. È un luogo molto bello, molto suggestivo, dove ci sono anche, non so se ci sono ancora in questo momento, ma sono state pervenute anche le reliquie di questo santo che pare abbia vissuto qui nel Medioevo, nel 1300, e si cibasse del cavolo selvatico che cresceva in abbondanza nel bosco. Tra l'altro, il bosco, prima di arrivare all'eremo, è bellissimo. E ci sono molti molti alberi, tra cui dei faggi enormi che possono avere già almeno 300 anni da quanto sono grandi. E ora vi chiedo di mettervi in una posizione comoda. Decidete voi se preferite seduti su una sedia o per terra. Però oggi vi chiedo di stare con la colonna dritta. Quindi se siete seduti su una sedia, su un supporto, venite in avanti con il sedere in modo tale che le anche siano un po' in retroversione e la colonna possa aprirsi verso l'alto, dritta, la colonna vertebrale. E poi cercate di portare il mento leggermente in giù, ma non tanto con la percezione del mento che va giù, ma con la percezione, immaginate che ci sia come un filo che esce dal capo, dalla fontanella, quello che da piccola, quando siete nati, si chiamava fontanella sulla testa. Immaginate che da lì esca un filo e quel filo venga tirato verso il cielo. E automaticamente vedete che le cervicali si distendono e il mento va leggermente giù. E una volta che avete trovato la posizione, cominciate a fare uno scanner di tutto il corpo e portate attenzione ad ogni parte. Se ci sono delle parti che sono tese, ci portate il respiro. E provate a vedere se riuscite a lasciare andare. E proseguite fino al punto in cui vi sentite abbandonati, vi sentite affidati. La colonna vertebrale vi unisce, vi ancora alla terra e vi unisce al cielo. Quindi siete come un ponte.
ora vi leggo il messaggio. Il perdono ci viene donato. Il perdono è qualcosa di sovraumano, poiché non è possibile eliminare l'errore commesso, né gli errori degli altri che abbiamo subito, ma possiamo lavorare sulle loro conseguenze dall'interno del nostro organismo. Noi possiamo lavorare sulle conseguenze all'interno di noi e dall'interno di noi. Le onde che si propagano da quell'episodio o da quegli episodi in cui abbiamo ferito o ci hanno ferito si propagano al di là del nostro controllo. Non si sa quanto dureranno o quando torneranno a farsi sentire ancora. Perciò il perdono è una grazia, uno stato di grazia che si riceve dal nostro sovraumano, Dio, Madre e Padre Celeste. Ci viene donato ogni volta che lo chiediamo, per noi stessi e per gli altri. Possiamo percepirlo quando siamo in uno spazio di sovrabbondanza d'amore. Il perdono è come lanciare un sasso nell'acqua e osservare che immediatamente si formano dei cerchi concentrici che vanno allargandosi. È così che il perdono ci viene donato più e più volte, distillato dall'amore di Dio, come una goccia che dal cielo cade ed entra attraverso di noi, si propaga, ci pulisce e va allargando il nostro spazio interiore. Il perdono non è quindi una scelta di produrre un risultato con la nostra piccola volontà, bensì è un chiedere e affidarsi alla volontà di puro amore di Dio. Quindi una scelta di affidarsi. Quando chiediamo perdono, aiuto per perdonare e perdonarci, ci predisponiamo a uno stato dell'essere che si unisce all'infinito di Dio e lo accoglie, affinché quell'infinito, come una cascata, possa entrare e portare luce dove ancora non è arrivata. È così che il perdono vi lava, vi purifica, vi illumina e vi riempie di grazia ogni volta che lo chiedete e che accedete a questo stato intimo di unione con Dio.
grazie a tutta la congregazione celeste che è qui costantemente a sostenerci, e chiedo con chi ho avuto il piacere di parlare, di comunicare. San Viviano, grazie, grazie San Viviano, Madre Padre Celeste, ti chiedo perdono per tutto ciò che ho fatto, pensato e detto in uno stato di separazione da te e nella pura ignoranza del tuo infinito amore per tutti noi. Ti prego di aiutarmi a perdonarmi e a perdonare tutte le persone che mi hanno ferito con la loro ignoranza, anche loro agendo, pensando e dicendo in uno stato di separazione dal tuo infinito amore misericordioso. Aiutami a ricevere il tuo aiuto, l'aiuto di tutti i santi e degli angeli e degli arcangeli. Aiutami a stare con te in un'eterna danza che ci unisce, nel nome della verità cristica. Così sia. Amen. Quest'ultimo pezzo è un piccolo esempio di come potete chiedere e predisporvi. Da questo luogo incantato vi auguro ogni bene. Un abbraccio a tutti. Abunde Bashmaya Nektadash Smah Titema Kuta Neue Zebiana Haikana de Bashmaya Afbara Ablan Lachma De Sunkana Niaumana Pashbuk Lan Haubain Aikana daf chnan, zbachn, lechaibain. Ula talan lenesiuna, e la pazzan membisha. Amen.